Ciao a tutti e ben ritrovati a Fotosensibile. Oggi parliamo di fotografia, ma attraverso l'esperienza di un viaggio. Io mi trovo qui in Andalusia, che è la parte sud-occidentale della Spagna, con il capoluogo Siviglia. E provo a raccontarvi solo pochissime emozioni, perché sono davvero tante quelle che si provano in questa terra che un po' ci somiglia. L'Andalusia è una terra davvero incredibile, perché è il ponte tra la cultura araba, per le sue dominazioni islamiche durate fino alla fine del 1400, e la dominazione poi cristiana, quindi un ponte tra le culture. È una terra molto, molto interessante, molto viva, è anche la terra del flamenco. La gente è bellissima. Una tra le città che più rappresentano la dominazione islamica è Granada. E vi racconto di Granada perché è stata, come tutti quelli che la visitano, sono stata folgorata. Vorrei raccontarvi solo di un pezzo di Granada e vediamo insieme un po' di fotografie. Ecco, vorrei parlare poco e lasciar parlare le fotografie insieme alle emozioni che mi hanno attraversata. Cominciamo a vedere. Questa è la Alhambra, famosissima, è una fortificazione sulle colline di Granada. È una cosa meravigliosa. Qui la vedete in una fotografia di luce mista, ecco, alla luce del tramonto. È una cosa che toglie il fiato. Sono riuscita ad arrivare alle 8 di mattina, quando ancora non c'era tutta la gente che poi dopo avrebbe un po' invaso i corridoi. C'era una luce bellissima, come vedete c'è un culto della bellezza, il culto dei fiori. Tutta l'Andalusia è attraversata da un profumo di fiori d'arancio in questo periodo, perché gli alberi di arancio arredano tutte le città dell'Andalusia. Questa è una città nella città. Uno dei palazzi è la residenza di Carlo V, è un edificio che ricorda il Pantheon. Come vedete, qui è già cominciato il flusso di persone, che è inevitabile, quindi a questo punto volutamente ho inserito le persone dentro il fotogramma, che sono anche interessanti perché in controluce rappresentano la presenza umana dentro questo monumento davvero enorme. Eccolo qui, qui siamo al primo piano, c'è un museo di arte con dei dipinti importantissimi. Andiamo avanti, ecco, questa è la residenza, è una delle residenze del sultano. Qui comincia davvero la parte più strabiliante della visita. Tutto questo è fatto di pietra, decorata con motivi arabi. Vorrei far parlare le immagini. Sono dei disegni bellissimi, la pietra sembra cedere all'arte. Ci sarebbe da rimanere qui ore e ore, magari in silenzio, piuttosto che veder sfilare centinaia di persone. Poter ottenere questa immagine ha significato rimanere un bel po' di tempo seduta di fronte, perché era continuamente invasa da persone che ci passavano. A un certo punto può anche diventare interessante inserire una figura che sta facendo esattamente quello che fanno tutti: fotografare, cercare di portare a casa un frammento di questa bellezza. Due giapponesi che immortalano il proprio passaggio nella Alhambra. Mi è sembrato interessante descrivere questo fenomeno, perché si vede spesso, perché tutti sono lì con il telefono a farsi dei selfie e a ricordare che si è stato in un luogo, per cui spesso le fotografie sono solo foto di se stessi in luoghi diversi. Non vedrete la mia fotografia perché io non ne ho fatta una in questo senso, ma è stato interessante fotografare chi lo faceva. Ho voluto condividere con voi questa esperienza.
Spero per voi sia stato interessante e ovviamente vi auguro di poterci andare di persona. L'Andalusia è veramente magia. Grazie, arrivederci al prossimo appuntamento.